oggi a Messina, parliamo di siti, portiamo pagina, cosa intende? Credo che dobbiamo chiudere con una stagione in cui abbiamo fatto degli errori a partire dal mancato ascolto di quelli che chiamiamo i territori, ma soprattutto delle categorie produttive, dell'associazionismo, dei sindacati, degli amministratori locali che sono il front office della politica e incontrano tante difficoltà nel predisporre i servizi oggi per i cittadini per via di una stagione di tagli e di mancata collaborazione. Credo che occorra rivolgere la nostra attenzione agli iscritti del nostro partito, lasciare loro la libertà di esprimersi sui nostri programmi, di farli votare nei circoli mentre qualcuno vuole loro tappare la bocca. Io non condivido assolutamente. A partire dagli iscritti deve cominciare il rilancio del PD, che è uno spazio di democrazia utile alla Sicilia e utile all'intero paese. Il problema che attraversa l'Italia è sicuramente la legalità, che poi raccoglie un po' tutto, perché raccoglie il diritto al lavoro, il diritto all'accoglienza, la parità di genere e così via. Ma il PD ha lasciato campo libero a forze che con la parola libertà non hanno nulla a che fare, quindi qualche errore l'avete commesso. Sì, noi abbiamo commesso degli errori. Io considero un errore anche non avere provato a evitare questo abbraccio funesto per il Paese tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Lo considero un errore politico nell'interesse dell'Italia tutta. Noi dovevamo provare a impedire questo tipo di governo che mette insieme una visione retriva del paese, che diciamo cavalca l'odio sociale, il rancore, la rabbia, e immagina sempre un nemico, la casta, l'immigrato, si fonda sull'illusione di una democrazia diretta, del capo che parla al popolo e alla fine il popolo non ha più voce e resta solamente quella di chi comanda. Allora credo che questo è stato un errore, ma dobbiamo fare un'alternativa. Dobbiamo proporci come un'alternativa forte, con un programma forte, perché i nostri elettori, i nostri simpatizzanti che si sono allontanati, sono rimasti a casa, ci guardano con sospetto, riacquistino la fiducia e tornino a militare e a votare Partito Democratico. Ma come fa il PD a chiedere legalità per la nazione quando la esercita poco all'interno del suo partito? Il mio slogan è voltare pagina. Voltare pagina proprio rispetto alla mancata applicazione delle regole interne, ma anche alla mancata vitalità degli organismi. Noi eleggiamo organismi importanti, l'assemblea del partito a livello provinciale, regionale, nazionale, le direzioni, sono tutti organi democratici che vanno fatti funzionare perché siano luoghi del pensiero, della proposta, delle opzioni, delle strategie, del metodo condiviso, delle risposte che servono al nostro paese e alla Sicilia più ancora che all'Italia. Abbiamo passato la precedente legislatura con il governo cosiddetto di centro-sinistra. In quel momento si parlava molto di mafia, poi abbiamo scoperto che quelli di una fila erano in parte collusi con la mafia stessa. Oggi di mafia in Sicilia non se ne parla più. Abbiamo un presidente della regione fascista. C'è una certa analogia con il ventennio passato. Ma intanto non si parla più di mafia neanche nel decreto sicurezza. Io trovo che è una mistificazione della realtà quando si parla della sicurezza e non si pensa a una lotta a quella che è una vera e propria piovra. Trasmissioni recenti ci facevano vedere l'innervamento che la 'ndrangheta, la mafia, la camorra stanno da decenni facendo nell'Italia centro-settentrionale
dove appunto c'è più denaro rispetto a noi. E questa è una grande preoccupazione. La sottovalutazione di questo fenomeno è un errore grandissimo, perché la sicurezza non è la lotta all'immigrazione, punto. O quella clandestina. La sicurezza è tenere le città in ordine, è i piani regolatori, è la salvaguardia del territorio, è il bando che avevamo messo per il recupero delle periferie, poi stralciato, poi recuperato in conferenza Stato-Regioni da questo governo. E mettere giochi e fare spazi aggregativi proprio laddove mancano, creare coesione sociale. Questa parola è assolutamente sconosciuta ai 5 Stelle e alla Lega.